Ciao a tutti, iniziamo il rimontaggio del movimento Seiko. Abbiamo trovato i componenti che ci servivano, tra cui la molla del pulsante, eccola qui, superiore. Che come prevedevo non era efficiente, e iniziamo il rimontaggio dall'inserimento della ruota. Eccola qui, la ruota sottostante che dovrebbe essere quella delle ore. Fermata da questo pernino qui. Ok, ma il tutto va lubrificato. Iniziamo subito.
Perfetto. Passiamo alla parte posteriore.
abbiamo finito con il rimontaggio del movimento. Passerò ora allo smontaggio della cassa e alla pulizia interna del vetro, alla lucidatura, per poi rimontare tutto l'orologio nel prossimo video. Grazie a tutti per la visione.